Non ti affaticare intorno a cose che generano solitudine, perturbazioni e affanni. Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio. Pace e bene, amici. Oggi viviamo con gioia questa giornata che il Signore ci dona, perché ogni giorno è sempre un dono che riceviamo dalle mani di Dio. Cerchiamo di non sprecarlo, di non farlo passare inutilmente, senza aver dato il meglio di noi stessi. A questo il Signore ci chiama. Il Signore non ci dice che da noi vuole i miracoli. Da noi il Signore richiede fedeltà al suo amore, corrispondenza a questo amore. Non sempre ne siamo convinti, dobbiamo lasciarci convincere però, cari amici miei. Nel libretto di Buona Giornata di oggi ascoltiamo un invito che viene da Padre Pio, preso da una raccolta consigli ed esortazioni di Padre Pio. Lui dice così: non ti affaticare intorno a cose che generano sollecitudine, perturbazioni ed affanni. Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio. Penso che tutti abbiamo presente quella scena che il Vangelo ci riporta. Siamo a Betania, in casa delle sorelle di Lazzaro, e Gesù è lì come ospite. E allora Marta, presa dall'entusiasmo di avere Gesù a casa sua, è presa dall'agitazione, dalla preoccupazione. Deve preparare un buon pranzo, deve fare figura con Gesù. La sorella Maria invece ha scoperto la ricchezza di Gesù, è felice perché Gesù è nella sua casa e non vuole perdere una sola parola che esce dalla bocca di Gesù. Pertanto si mette ai suoi piedi e ascolta Gesù. E quando la sorella Marta chiederà a Gesù di rimproverare la sorella Maria perché l'ha lasciata sola nel preparare, nel servire, Gesù le rivolge questo dolce rimprovero: Marta, Marta, tu ti agiti e ti preoccupi per molte cose. Una sola è la cosa necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Cari amici miei, ecco Padre Pio: non ti affaticare intorno a cose che generano sollecitudine, perturbazioni ed affanni. Una sola cosa è necessaria: sollevare lo spirito ed amare Dio. Questo, cari amici, non è un invito ad essere fannulloni. È un invito a non preoccuparci e agitarci, ma fare tutto nella calma dello spirito, fare il nostro dovere ogni giorno senza perdere la connessione con il Signore. E questa connessione, noi sappiamo bene, la possiamo coltivare attraverso la preghiera continua. Padre Pio ci è maestro in questo. Non lasciamo mai la corona del rosario, non lasciamo mai l'ascolto della parola, non lasciamo mai l'unione con Gesù nella comunione. Allora andranno lontani da noi l'affanno e le preoccupazioni, e per noi ci sarà soltanto un grande spirito di amore verso il Signore. Pace e bene a tutti.